Non è più consentito prenotare un tavolo al ristorante e poi non presentarsi senza avvisare per tempo. Le multe sono davvero molto salate. I titolari dei ristoranti sono stati tra le categorie colpite più duramente dai 2 anni di pandemia con conseguenti lockdown e restrizioni. Il peggio sembrava passato, ma l'attuale aumento di energia elettrica e costo delle materie prime li sta mettendo di nuovo in ginocchio. Multa per chi prenota e non si presenta, foto web, leggilo. Per questa ragione, al fine di evitare intere tavolate vuote, molti ristoratori, soprattutto nelle grandi città come Roma, hanno trovato un escamotage: fare pagare una multa a chi prenota ma poi non si presenta senza avvisare con adeguato anticipo. Questa usanza esiste già da tempo negli hotel o nei ristoranti molto lussuosi. Da qualche settimana, però, anche comunissimi bistrò o trattorie hanno deciso di farla pagare cara a chi si fa riservare un tavolo per poi lasciarlo vuoto. L'iniziativa non è partita dal governo, in quanto non presentarsi al ristorante non costituisce certamente un reato. Ogni ristoratore agisce in piena autonomia e decide il modo di sanzionare il cliente che ha dato buca e l'ammontare stesso della multa. Come funziona e di quanto sarà la multa? Multa fino a 250 euro, foto web, leggilo. Ci sono 2 modi in cui il cliente che non si presenta può essere multato. In primis, ora molti ristoratori, al momento della prenotazione, esigono una caparra che verrà trattenuta qualora non ci si presenti. La seconda modalità consiste nel farsi lasciare il numero della carta di credito e trattenere da lì una certa somma se i clienti non si palesano. La cifra trattenuta varia da locale a locale, si parte da 10 euro ma si può arrivare anche a 250 euro. Inoltre, alcuni locali particolarmente esigenti hanno deciso di far pagare 20 euro anche se si arriva con oltre 15 minuti di ritardo. Misure esagerate? No. Se si considerano le perdite che un ristorante può subire qualora più clienti prenotassero e poi non si presentassero lasciando parecchi tavoli vuoti. Certo, l'imprevisto dell'ultimo minuto può succedere a tutti, ma è sempre bene avere il massimo rispetto per il lavoro altrui. Ma oltre alla carenza di clienti, da un po' di tempo, diversi ristoratori lamentano anche la carenza di personale. A detta loro sarebbe colpa del reddito di cittadinanza.